Invito a leggio il quarto relatore, dottor Dennis Royo di Fort Bomb. Dottor Dennis Royo, filosofo e sviluppatore che lavora a stretto contatto con la fondazione del software libero, autore di varie distribuzioni GNU Linux e applicativi open source per la privacy usati anche dalla US Army, presenta l'azienda Fork Bomb Solution. Prego. Grazie Elisa, grazie a tutti per il tempo che ci donate, la vostra attenzione. Sono contento di essere tornato in Italia con la Decifris, mi trovo a lavorare soprattutto all'estero e non farò mistero del fatto che rappresento di fatto e dirigo una fondazione di hacker. Siamo degli hacker etici, siamo probabilmente, nelle parole dell'ammiraglio Billet, quando ha specificato che abbiamo perso un po' di tempo, ecco, siamo quella generazione lì che in Italia se n'è andata perché c'era un po' di tempo perso e abbiamo preferito fare cose fuori. E ci piace tornare spesso, la Decifris è una piattaforma ideale perché pragmaticamente ci sono contenuti di altissimo spessore e sono quelli che ci interessano, molto meno il packaging, diciamo, e il marketing della cyber security. Ci siamo trovati a collaborare con varie organizzazioni, esistiamo da 20 anni come comunità. Quindi chiaramente siamo stati parte dell'hype di Bitcoin, di tutte le cripto che sono derivate già da più di 10 anni e ci siamo trovati a lavorare oltre che alla Free Software Foundation, ad oggi lavoriamo con l'Accademia Militare tedesca della Helmut Schmidt University, con il Vaticano abbiamo aderito alla Rome Call di Paolo Benanti, che in Italia diciamo, adesso sta insegnando un po' quella che è l'etica dell'algoritmo. E lavoriamo anche con il National Endowment of Science, Technology and Arts in Inghilterra, con l'Università di Tecnologia e Scienza norvegese, con la Commissione Europea che di fatto ci ha garantito fino a 4 milioni di ricerca che abbiamo investito sia per giovani che hanno voluto fare start-up, sia per della ricerca che abbiamo pubblicato in ben 2 progetti faro per la Commissione. Uno di questi che interessa probabilmente ai crittografi in sala è Decode, capitanato anche da un'italiana, Francesca Bria, che ha prodotto uno schema zero knowledge proof che tra l'altro è interessato al tempo Facebook, ha fatto l'acquisizione letteralmente di 4 nostri colleghi per fare Libra. E ci troviamo adesso in mano un bel po' di strumentazione, ad oggi abbiamo anche clienti, oltre a grandi corporazioni che vogliono comprare le persone che orbitano nella nostra comunità, ci troviamo anche dei clienti alla porta che vogliono che sviluppiamo soluzioni e componenti. Abbiamo deciso di non sviluppare prodotti, abbiamo deciso di aiutare chi ha idee a sviluppare queste idee con la crittografia, con la nostra crittografia dentro, e vi spiegherò perché e qual è la nostra strategia, che credo sia anche etica in questo campo. Di fatto c'è una prendo il là dal discorso di Sandro, cioè quello di cui parliamo quando parliamo di crittografia e di sicurezza, parliamo di complessità come il nostro peggior nemico. La complessità è praticamente ha una crescita, più cresce la complessità e meno riusciamo a garantire la sicurezza. Abbiamo bisogno di più persone, più competenze, perché non dimentichiamo che la sicurezza non è solo crittografia, si parla di interdisciplinarità, si parla di far lavorare persone diverse su argomenti molto complessi, con discipline diverse. Come si fa a fronteggiare questa complessità? Il nostro fine chiaramente è il determinismo. Io non vi sto vendendo nessuna AI qui, anche se per fortuna adesso l'hype è lì. Il determinismo è quello che ci interessa, perché ci interessa sapere quando c'è un input esattamente l'output da dove deriva, perché ci dà sicurezza. Di fatto, a livello filosofico, il nostro obiettivo non è costruire macchine che comprendano gli umani. Il nostro obiettivo è che gli umani comprendano cosa stanno facendo le macchine. Poteva essere una banalità 20 anni fa, ma oggi non lo è. E abbiamo sentito molte motivazioni e argomentazioni sul perché non lo è, non è così ovvio. Credo che la crittografia sieda esattamente in questa posizione a livello filosofico. Ci permette di comprendere cosa esattamente ha fatto una macchina. Il determinismo di una firma, il fatto che la conserviamo, di un atto, è molto importante ed è quello di cui ci curiamo.
Ora, affinché il determinismo in un ambiente così complesso venga garantito, io credo che la soluzione sia la consapevolezza. E credo che abbiamo un problema davanti, che si chiama tecnocrazia. Di fatto, una persona, come noi crittografi, potrebbe raccontarvi una storia e farne un'altra sulla carta. La verifica, il fatto che poi un avvocato sia in grado di verificare quello che succede veramente con i dati delle persone, e molto spesso il DPO si trova a farlo un avvocato, è fondamentale. Noi dobbiamo riuscire a condividere quello che facciamo con altre discipline. Di fatto ci siamo dedicati a questo. Per la Commissione europea abbiamo sviluppato un linguaggio di dominio, cioè un linguaggio ridotto che descrive delle azioni che sono anche crittografiche. Si chiama ZenCode, è open source, liberamente utilizzabile, è portabile, pesa 2 MB di payload, vi gira anche nel browser, è portabile su dei chip. Che cosa ci permette di fare questo linguaggio? Ci permette di descrivere delle azioni. Dato il mio portachiavi, quando ricevo un documento, firmo questo documento a nome mio e lo stampo. È codice, di fatto, eseguito. Andiamo avanti in descrivere scenari anche molto più complessi, di credenziali, di zero knowledge proof, e riusciamo a metterlo in mano agli esperti di dominio. Chi sono? Persone che per 10-20 anni hanno studiato un campo imprenditoriale, un verticale, quello dell'energia, quello dell'identità, e hanno esattamente un'idea di che cosa deve fare uno strumento, ma non sanno realizzarlo. Hanno bisogno di scalare, hanno bisogno di trovare delle persone che sanno realizzarlo e hanno bisogno di fidarsi di queste persone. Chiunque qui fa l'imprenditore sa benissimo di quanto vale il capitale umano che abbiamo in azienda e quanto è difficile sostituirlo. Noi stiamo cercando di comunque fluidificare il fatto che si possano avere persone a lavorare sulla crittografia, che sta dietro a ogni statement di questo linguaggio, che viene analizzato poi da un esperto di dominio. È un po' come l'HTML, il CSS e il PHP, per chi ha fatto pagine web prima. Cioè, si mettono a lavorare dei designer in parallelo con quelli che sono poi le persone che programmano il back-end sul servizio. Questo noi facciamo. È open source e libero, chiaramente ci abbiamo anche fatto un'azienda. Vi dico, riusciamo ad avere dei giovani, abbiamo uno stage di successo con l'Università di Trento, adesso stiamo aprendo uno stage con l'Università di Milano, giovani brillanti dall'Italia, davvero da valorizzare il capitale umano che c'è in Italia, e riusciamo a farli lavorare su sistemi anche complessi in meno di 2 mesi. Abbiamo studenti che già sviluppano anche a contatto con i clienti, in alcuni casi in meno di 2 mesi già producono qualcosa di utile. E nel frattempo noi abbiamo questi statement di firma e sotto ci mettiamo il prossimo algoritmo, perché credeteci o no, siamo appassionati di crittografia, noi guardiamo più i contest del NIST del calcio in televisione, quindi chiaramente il FIPS 203-204 del Quantum Proof ce l'abbiamo già implementato, e basta cambiare una parola in questo linguaggio. Quindi quando voglio firmare con il Quantum Proof del NIST FIPS 204, e la firma avviene con quello standard, quindi chiaramente cambiare le cose diventa molto più facile. Un'ultima cosa, dato che credo sia proprio una bella conferenza, non è una conferenza di marchettari, se mi consentite questo. Ed è raro nella cyber security, diciamo che anche lì l'ammiraglio Billet ha fatto l'occhiolino parlando di tecnologie dallo scaffale, no? Qui non ci sono molte persone che stanno vendendo il franchising. Quando si parla di sovranità nazionale, mi piace condividere questa riflessione con voi, anche perché mi sono occupato di questo, la mia tesi di dottorato è proprio sovranità algoritmica. Secondo me la sovranità non ha a che fare con la nazionalità di chi poi o il luogo in cui viviamo o il posto in cui gira la macchina o il cloud, e in questo molte leggi non sono ancora aggiornate. Non ha a che fare su dove sta la macchina, di fatto. Ha a che fare prima di tutto con la consapevolezza condivisa
da un popolo di quello che fanno le macchine. Se noi raggiungiamo questo tipo di consapevolezza, se noi riusciamo a far sapere agli avvocati quello che sanno gli ingegneri, quello che sanno i medici su quello che sta avvenendo dentro le macchine, a quel punto noi abbiamo un livello di consapevolezza che significa anche sicurezza, ma è una sicurezza, diciamo, autoprodotta, che abbiamo in pugno perché sappiamo quello che ci sta succedendo. Vi ringrazio. Grazie.